Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno Jonathan. Buongiorno. Ben alzato Jonathan. Grazie, grazie. Che si fa? Si incomincia? Non lo so, cosa vogliamo fare? Io comincio. Dopo il grande successo del video spigolo in diretta, oggi cosa vorremmo fare? Oggi facciamo pesci in diretta. Non si sa quel che può venire fuori stamattina. In teoria cosa? Teoricamente dovrebbero uscire da Sterra, forse delle lecce, però è una sorpresa, via, vediamo un po' strada facendo. Quindi ora stiamo cercando dei branchi di cefali. I branchi di cefali li abbiamo trovati, eccoli qua. E quindi spinning. Spinning sui branchi di cefali. Esatto, vai. Dai, si parte. Diciamo che la taglia dei cefali è abbastanza allora, grande a vederla. La taglia dei cefali. No, via, via. Il gabbiano. Allora, la taglia dei cefali sì, è abbastanza importante perché sono pesci sul chilo, chilo e mezzo. E chiaramente le prede per questi pesci sono abbastanza importanti. Sono pesci che ho preso gli scorsi giorni, roba da 3, 4, anche 5, anche 6, 7 kg. Che può succedere veramente di tutto. Però diciamo che in questo momento non hanno predatori che li stanno attaccando, secondo me. Ancora non ci sono predatori, però ho visto anche nelle altre mattine cominciano tra un pochino cominciano a pallarsi bene, a compattarsi tutti. Cominciano a girare su se stessi e sotto ci sono i predatori che gli fanno gli agguati. Sono scene incredibili perché dopo quando vengono fuori vengono riprese, sicché si vede perfettamente quello che succederà. Eccola. Questa è una leccia? Leccia. La leccia che c'era dietro. Leccia in diretta. Sta prendendo fuoco il mulinello? Abbastanza. Mi vai dietro quella barca? Ce la fai? Guardate. Fai le riprese. O guarda giù, che salti. Fate voi le riprese qui dalla parte se vi riesce. Pescate così, vai. Tanto c'è un'ola GoPro in mano. Una telecamera gigante. Piano. Dice anche piano, cioè non so se lo sentite. All'alba questa brutta del mulinello, che cos'è? È il nuovo, la P Power Yellow, il 6000, il nuovo, eccola lì. Questa è grossa. Allora, non si fa serra in diretta, si questa fa leccia in diretta. Allora, la fase più delicata. Allora, nel guadino sicuro non ci entra. Dopo ci apriamo uno stacco perché il camera mi deve dare una mano. Pure. Penso proprio di sì. Eccola lì, guarda. Riprendila. È uno squalo, eh. Mamma mia, che animale. I need a big boat. Abbiamo una leccia da 20 kg, signore. Penso di sì. A spinning. Che chiaramente ci farà faticare. E non poco. Ora vado in acqua. Noi facciamo cameraman in diretta in acqua. Andate la canna. La canna, ragazzi, sta lavorando egregiamente. Guardate che mostro. No, e che hai preso il traghetto? Gli si è girato il filo sotto. Ho visto. No. E come si fa con questo pesce? È un delfino, signori! Abbiamo preso un delfino! Eccoci qua. Che vuoi fare? Ti tengo la canna. Ecco, bravo. Ecco. Ragazzi, più in diretta di questo. Sì. E come la tiro qui? Per la coda. Se si gira. Oh my. Cioè l'esca ce l'ha proprio in punta. In punta. Bisogna stare molto attenti, vado nell'acqua. Ecco,
Perfetto. Prima di slamarla tirerei un attimo su. Che ce la faccio, sì. Oh mai! Oh mai! Ho anche spento la telecamera senza volere. Che cosa abbiamo preso? Oddio! Un mostro! Posso dire abbiamo? Abbiamo! Aspetta che me la levo perché ho caldo. Andiamo! Mi ha fatto impazzire, eh! Vai! Via! Lasciamo sto mostro! Mostro al mare! Facciamo soffrire! Vado! Vai! Via! Oh, partita! No, a posto! Eccoci. Allora, in attesa di andare a prendere qualche serra, ammesso che ci riusciamo, perché dopo questa botta di fortuna... Sì, è una botta di fortuna, però diciamo quasi programmata, perché lo sapevo che c'era questa roba qua. È vero, confermo. Confermi perché te l'avevo detto. Sì, sì, sì. Mi hai detto la mattina presto proviamo la leccia davanti al porto. Il pomeriggio ci spostiamo e vediamo un po' se si riesce a prendere qualche bel serrone, perché ci sono anche belli. Ho trovato questo branco di cefali, tutti diciamo un po' appallati come si dice noi, e ho cercato più che altro di andare leggermente sotto, perché stanno sotto che li fanno gli agguati di serra e anche le lecce chiaramente. Ho cercato di affondarmi un pochino, non troppo, e ho usato un jig, il Sea Rock della Tubertini da 42 grammi, un pochino più pesante, e cercando di prendere qualche serra fregandolo in mezzo ai mugini su roba più piccola, perché ho visto che davano anche su rubina un pochino più piccolina. Mentre stavo recuperando ho sentito, molto probabilmente ho scontrato un mugine, una prima botta. Io ho tirato in direzione di un paio di gorghi che avevo visto un po' strani nell'acqua, e ho detto ma va a finire che sotto lì qualche cosa c'è sicuramente. Molto probabilmente, anzi io sono quasi convinto, anche se poi dopo il filmato mi dimostra il contrario, perché la leccia che è stata presa era presa in bocca, nel labbro. Molto probabilmente, secondo me, ho scontrato un mugine. A quel punto lì, avendolo diciamo arpionato involontariamente, ho scatenato la reazione della leccia e ho lasciato che si consumasse il fatto, perché ho sentito la prima strattonata, poi una seconda strattonata forte e il filo mi ha preso in diagonale. A quel punto lì ho ferrato, però dopo, infatti dal combattimento si vede, quando è venuta su a galla la leccia era presa perfettamente sul labbro, che molto probabilmente il mugine sicuramente si sarà staccato o l'avrà mangiato, non lo so, però a quel punto lì secondo me ha seguito anche il mio jig, gli ha dato noia o sicuramente ha fatto qualche cosa che gli ha scatenato la reazione, e infatti poi dopo si è dimostrato. Ah, che ancorina monta il tuo jig? Allora, il jig monta le ST56, la canna ho preso la Brutal XXL, che è la è per me extra large. Che è la più strong, la più forte della serie delle Brutal. Ho preso questa canna qui perché è quella che mi dava un pochino più d'affidamento, vedendo che mostri che ci sono, perché sarà stata una leccia da più di 20 kg quella che è venuta. Ah, un pesce da 25 kg. Forse anche 25 kg, perché era veramente pesante. Non da solo si faceva alzare, ci ho fatica. Ho dovuto aiutare a mettertela in collo. Sì, sì. E ho montato un AP Power, il nuovo AP Power Yellow della Ryobi. È stato un mulinello de 6000, misura 6000, sì, che neanche un mulinello grandissimo. Cerco di farvelo vedere il meglio che posso. Ecco, infatti che si vede 6000. In bobina ho usato un Viral, una treccia Viral da 35 libbre, uno 016. Eravamo tranquilli che insomma che il pesce sarebbe venuto fuori. Sì, anche se come carico di lettura porta 16 kg, però è stata fantastica la canna, che si è comportata veramente benissimo. Come finale ho usato uno 042 Carbon Ghost, sempre Tubertini. Mi sono trovato sempre benissimo con questo fluorocarbon, veramente una grandissima tenuta al nodo. Se no questi pesci qui non vengono fuori, se fini non sono buoni. Quindi che facciamo adesso? Adesso quasi quasi mi ributto sui banchi di mugine,
e vediamo se riesco a tirar fuori questi serroni che mi dicevi. Qualche bel serrone. Tanto abbiamo Glauco Tubertini che ci sta smessaggiando, che ha visto le foto della Licia. Ah, ciao Glauco, saluto. Vabbè, andiamo, non ci afflosciamo, non ci accontentiamo, dai, andiamo avanti. No, andiamo, dai. Poi, se non si prende altro, noi siamo già belli che a posto, sì, così, eh. Però è bene che cambio il finale, perché sicuramente mi ha toccato con la barca. Sì, eh. Cambiamo il finale. Ecco, vai. Pieno di meduse, cioè, sì. Siamo quasi a settembre. Vuol dire che l'acqua è pulita. È una cacciata, questa è una cacciata, eh. Sai che faccio, no? Guarda, anche lì c'è un'altra. Aspetta un attimo, perché qua c'è una cacciata in diretta. Non pazienza un momento, c'è un attimo di... no, queste sono belle, cioè... Cosa più bella... Guardate che lavoro. Pesci che saltano ovunque. Cacciate. Pescatori... Ti eccitano di più a vedere queste scene che... E siccome anche io sono un pescatore e non tutti i giorni capita, ieri Davide mi ha chiamato, si è rientrato dalle ferie, praticamente era Ferragosto, così proprio oggi, ecco, allora domani alle 5 e mezza al porto, perfetto, detto, alleluia, e invece via. Quando Davide chiama bisogna rispondere, perché l'ultima volta che l'ha fatta abbiamo preso le spigole, adesso abbiamo preso sta leccia. Il Serra probabilmente, forse anche più avanti, andando sul settembre, forse ancora meglio. Guarda che onde! Ci sono delle onde, effettivamente. Io sto cercando di far ballare meno possibile la telecamera, anzi leccia in diretta. Ora se mi fa un'altra leccia scendo e vado a terra a nuoto. Ve lo dico, perché ora due lecce non me le può fare. Era un pesce veramente sui 25 kg. Una delle più grosse che ho mai visto. Grosse così l'ho viste alla foce del Tevere. Eccolo lì. No! Strappato? Strappato un'altra volta, 60. Tagliato? Sì, 60. È già 3, eh? Ci dobbiamo venire col cavo d'acciaio, amico mio. Ho capito, popper e il cavo d'acciaio. Lo so, purtroppo sono serra giganti. Quello di prima è un pesce veramente che era 10 kg, perché. Questo è uguale, eh? Sono serra troppo grossi, dobbiamo venire col cavo d'acciaio per forza. Caro Davide, fatene una ragione. Fammi una ragione, Davide. Oggi ti devi accontentare del video che leccia, lecciona in diretta. Allora, quanti ne abbiamo strappati oggi, per curiosità? No, tre. Tre, ma di questa non strappati, no, strappati non è il termine esatto. Tagliati. Tagliato, 50. Tagliato, torneremo con del cavo d'acciaio. Evidentemente sono troppo grossi, pensavamo che erano pesci, come ci sono qua di soldi 2, 3, 4 kg, che col 60 li tiri su. Invece che sono pesci troppo grossi. Quello di prima non ho fatto un tempo a filmarlo, veramente sembrava, io infatti ho detto no, ma hai preso un'altra leccia grossa. No, era un serra. Tagliato tutto. Fai vedere il finale tagliato di nylon. Oddio, la soddisfazione di però di incannarli, guarda che poi capito, perché però non lasciargli le scambocca, sì, però hai ragione, quello purtroppo succede, però sono pesci difficili, perché sono pesci molto difficili, diffidenti, scafati, navigati, chissà quante esche gli hanno tirato addosso. Due col popper e uno col gighino. Due col popper e un gighino. E popper... Il popper l'abbiamo finiti? No, aspetta, forse ce n'ho sempre uno. Aspetta, no, ce n'ho sempre due veramente. Sì, ma io vi direi di lasciarglielo in bocca. Tubertini.
Tubertini. Tubertini, questo qui è fantastico, veramente bene. Seica. Seica. Dai, riprova. Si riprova, si riprova a riperdere un altro. Speriamo di no. Dai, no, speriamo di no. Cari ragazzi, una cosa va detta, che a me questa canna in realtà mi sta un po' stretta. Ci vorrebbe 3XL, non 2XL. Che vuoi fare? Stappare il tappo del mare. No, che a me non mi sta come taglio, c'ho 3XL, capito? Sì, sì. Allora... Allora com'è andata? È andata, allora, è andata benissimo, perché insomma dei pesci così penso che sia il sogno di qualsiasi pescatore, prendere un pesce tipo come ho preso io stamattina. E poi anche la fortuna di filmare tutto in diretta, che è una cosa rara, è una cosa abbastanza rara. Però c'è un po' di amaro in bocca, perché come dicevo prima li abbiamo trovati in serra e come avevo già spiegato prima stanno sotto questi banchi di mugini e ogni tanto li fanno questi agguati. L'unica cosa è che purtroppo sono troppo grossi, erano abbastanza grossi, erano veramente dei pescioni, pesci importanti, e per tagliare un 60 libbre addirittura ho provato con una treccia diretta, ma non c'è stato verso, perché quando aprono la bocca c'hanno dei rasoi, c'hanno delle lame. Purtroppo, quindi torneremo, purtroppo sono arrivato, sì, torneremo e attrezzati meglio questa volta. No. Userò magari un cavetto d'acciaio. Mi dispiace perché non l'avevo mai usato il cavetto d'acciaio e mi sembra che purtroppo con questi animali qua ci voglia. Questo video era Lecciona in diretta, il prossimo sarà i Serroni. Serroni in diretta. In diretta. Esattamente. Quindi... Comunque, ricapitolando, è stata una giornata bellissima, tempo bellissimo, pesci hanno abbastanza collaborato e come diceva Jonathan un secondo fa, la prossima sarà Serroni in diretta. Saluto a tutti. Ciao a tutti, ciao, spero vi siate divertiti. Ciao.